straordinaria per Marchisio, che come sai è 30 milioni dal Monaco, ecco, ci potrebbe essere il sacrificio di un centrocampista come Marchisio per arrivare davvero ad Higuaín, Io mi secondo metto te? nei panni di Conte, credo che farà Non sarà facile. una guerra incredibile per non farlo partire. Meglio tenere Marchisio che prendere Certo, Higuaín, in e sostanza. il modulo della Juventus ha dimostrato che, cioè, il fulcro della squadra erano quei tre, lì in mezzo al campo. E lo hanno dimostrato in fase difensiva nella loro capacità di andare a recuperare palla e in fase propositiva, fra Marchisio e Vidal, ma anche Pirlo ha fatto qualche gol, ma Marchisio e Vidal sono stati dei giocatori dall'alto tasso di realizzazione, quindi E poi, siccome i tre sono diventati quattro con Pogba, già pronto, io ad non, altissimi io non livelli. mi, non mi è chiaro che poi vanno fatte delle valutazioni, poi bisogna vedere la Juve cosa va cercando, perché ha Llorente che arriva, e se Llorente, come hanno fatto una battaglia per averlo, sono inimicati anche l'Atletico Bilbao per questo motivo. Quindi sarà uno dei due titolari e bisogna capire, io vedrei bene più un Jovetic al suo fianco piuttosto che un Higuain. Quindi bisogna stare molto attenti, è un discorso No, perché delicatissimo. a livello di caratteristiche rischiamo di avere due uomini con le stesse Diventa quasi caratteristiche. uno spreco, se vogliamo, anche perché poi ci sono gli attaccanti italiani, Quagliarella e Matri, Assolutamente. che ancora non sono Poi stati c'è Vucinic, eh? ceduti. Poi c'è Vucinic Vucinic. altrettanto, cioè Vucinic è Assolutamente. E un che è stato giocatore sicuramente il fondamentale. calciatore determinante Sì, per le fortune determinante anche dell'Atalanta. Però quest'anno io continuo a insieme dire che la a Juventus ha Vidal. un comportamento che non paga. Dà molto fastidio Perché giustamente lui alle diceva gente si sono d'Europa. inimicati l'Atletico Bilbao, ma con la Fiorentina è stata fatta una cosa scellerata, soprattutto Jovetic, sicuramente ringalluzzito dalla possibilità della Juventus, ha fatto delle cose scellerate, incattivendo la dirigenza viola più di quanto fosse già ostile alla Juventus. Solito motivo, cioè andare a E trattare con il poi giocatore senza sentire la anche il Real società Madrid di sembra si appartenenza. sia particolarmente risentito per il tipo di...